Ciao a tutti! Allora, oggi volevo fare un video sugli ultimi acquisti che ho fatto per le gemelle. E sono stata da OVS e devo dire che OVS quest'anno ha una collezione veramente molto molto carina. Ho visto sul sito anche di H&M delle cose deliziose, però le voglio vedere dal vivo, non voglio fare acquisti online perché... Le cose di H&M per bambini, secondo me, alcune sono molto molto belle. A Milano ho preso delle felpe perché pioveva e faceva freddo e non le avevo, quindi sono andata e ho preso delle felpe. Però, per esempio, l'anno scorso, quando ho preso determinate altre cose, non mi sono trovata bene perché erano cucite male, insomma, non mi sono particolarmente piaciute. Quindi preferisco guardare da vicino con calma. Da OVS la settimana scorsa già avevo preso due magliette, infatti erano piegate. Una è questa, che ha le maniche con l'elastichino e poi è questo bellissimo color turchese con i fiorellini. Adesso loro iniziano a chiedermi, adesso, già da un po' che lo fanno, cosa vogliono mettersi e cosa comprare. Quindi faccio un pochettino di difficoltà su alcune cose perché ogni tanto hanno dei gusti un po' particolari. E poi avevo preso questa. Allora, a me le cose con i teschi non mi sono mai piaciute, però questa era deliziosa. Mi piaceva tantissimo. Poi sono carine, sono magliette carine, solo che questa è bianca. Io uso sempre i foglietti per la lavatrice. Secondo me ha preso una leggerissima sfumatura rosa dovuta a non so cosa, però secondo me c'è. Poi sono andata ieri e ho completato, diciamo, un mini corredo. Ho preso più cose per la scuola, per stare comode. Quindi, vabbè, la solita migliarata di calzini, 7 paia di calzini. Questi hanno anche un prezzo molto accessibile. Poi, avevo bisogno di pantaloni. Le gemelle sono molto fortunate, nel senso che, molto fortunate da questo punto di vista, essendo magroline, anche se si allungano, il pantalone dell'anno scorso magari non gli sta corto, gli sta meglio perché gli scende, non so come dire. Quindi vabbè, comunque ho preso due paia di leggings, questi, carini, con le rouge. Allora, questo è un blu scuro, sì, e vengono 5,99. E l'altro invece è un fucsia. Io di solito tendo a prendere, sempre uguale, tendo a prendere questi colori, cioè il blu e il rosa, perché so che li posso abbinare con tutto, il blu oppure il nero o il grigio, sono i colori passepartout. Perché c'erano dei pantaloni turchesi bellissimi, ma secondo me non sarebbero stati bene con quelle magliette, era un'altra sfumatura. E poi ho preso due paia di pantaloni a 7,99 che sono proprio quelli da asilo, io dico, da scuola, comodi, che però hanno anche la vezzosità di avere l'arriccio in fondo, e l'ho preso blu, anche se secondo me questi pantaloni sono un pochettino... Io ho preso questa taglia 3-4 anni, le mie non hanno superato il metro, credo, però essendo magre il pantalone tende un pochino a scendere, quindi. E poi li ho presi rosa da abbinare sopra, ma anche così. Ho preso 4 magliette, questa è la scelta Antonietta perché c'ha i guppi, ed è questa viene 6,99, è carinissima. Poi questa invece è la scelta Stella, con la bambolina. Sono molto semplici, poi sotto la felpa, sulla tuta vanno benissimo. Questa l'ho scelta io perché mi piaceva tanto. È bellissima. E poi insomma c'ha pure un po' di vezzosità. Questa anche sta carina con la gonna o con un leggings un pochettino più elegante. E l'ultima... sono bellissime, devo dire la verità, avrei preso il mondo perché aveva di tutto. E l'ultima cosa
Io ho preso due pigiamini un pochino più pesanti a manica lunga per il periodo autunnale. I pigiami dell'OVS io mi trovo veramente molto molto bene e costano 9,90 €, quindi uno è così e ha i cuscini che ridono, con il pantalone con i cuscini che ridono, è delizioso. E l'altro invece, perché ce n'erano degli altri più carini, ma non riuscivo a trovare la taglia, perché vanno a ruba le taglie piccole subito. E l'altro invece ha la maglietta come il pantalone dell'altro, e poi ha il pantalone a tinta. Questa spesa non avrei dovuto farla, nel senso che dovevo vedere prima quello che avevo, diciamo, già. Però comunque magliettine a manica lunga, queste secondo me gli durano almeno 2 anni. Scusa, io parlo a bassa voce perché stanno dormendo tutti. No, comunque comprare cose per i bambini è una meraviglia, è veramente una meraviglia, c'è tantissime cose da comprare. Poi adesso che iniziano a dirmi mamma vediamo quella maglietta, mamma guardiamo quel pantalone, è divertente questa cosa tra donne. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. E ho preso anche i grembiulini, però insomma quelli sono già riposti per la prossima settimana. Dicevo, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!